Abbiamo voluto fare questa piccolissima cerimonia di scopertura di questa della targa proprio oggi per ricordare quello che è stato una delle pagine credo più buie della storia dell'umanità, che in questa giornata viene ricordata. Quindi è un momento sicuramente di riflessione su quello che è il senso del giorno della memoria, ma con la memoria noi dobbiamo anche pensare a quello che è stata la nostra città di Terni, una città che è fatta da tante componenti, tanti pezzi di storia, ma che è sempre stata una città che ha fatto dell'accoglienza un punto di riferimento della propria vita. E ricordare anche questo pezzo importante della nostra storia credo che serva a ricostruire quella che è la nostra identità attuale, per guardare in avanti, guardare al futuro con la consapevolezza di quello che uno è e di quello che uno è stato. E Piazza Giudea, cioè che era il centro del commercio della comunità ebraica, particolarmente vivace, che è animato per tanto tempo la città di Terni, nasce da un atto di indirizzo di un nostro consigliere comunale che è stato ampiamente condiviso dal consiglio comunale proprio per l'importanza della memoria e l'importanza di ricordare la nostra identità. Ecco, vedo il professor Cecchini, abbiamo nominato, stavo ancora ricordando, però siccome anche so che istituzionalmente magari, però siccome è lui l'anima, il cuore di questa iniziativa, mi piacerebbe che il professor Cecchini ci dicesse qualcosa a proposito di questa giornata di oggi. Un'organizzazione comunale, ringrazio voi tutti per essere presenti a questa iniziativa. Io sono convinto di una cosa, che una città vive soprattutto se riesce a ricordare quello che è il proprio passato. Ecco, come abbiamo messo nella lapide, ha ragione Sant'Agostino, no, il presente del passato è la memoria. Se cediamo la memoria, se cerchiamo di cancellarla, ovviamente in quel preciso momento noi neghiamo noi stessi e la nostra storia. E c'è stato un momento particolare per chi alla mia età, ero bambino allora, e frequentava questa zona, e questa era una zona di traffici, una zona di piccolo commercio, che evidentemente era legata ad un mondo molto lontano, quel mondo del quale parla lo stesso Angeloni nella sua storia di Terni del 1646, della quale si parla delle riformanze e sostanzialmente. Quindi diciamo con molta chiarezza che era un mondo particolare, un mondo soprattutto di perfetta coesistenza tra la cittadinanza ternana e questo mondo di tradizione ebraica. Io ricordo ancora tanti nomi di questi personaggi di ieri che frequentavano la mia casa, la mia famiglia, quindi ricordo perfettamente Michun, i carissimi di mio nonno, quindi è un bagno direi di passato. Io vorrei che questo luogo fosse soprattutto un luogo particolare, un luogo di memoria sì, ma un luogo vivo, perché la memoria deve essere viva. Io desidererei moltissimo che in questo luogo avvenissero delle manifestazioni di grande, diciamo così, solidarietà con un mondo che purtroppo molto spesso non viene rispettato, cioè sostanzialmente il senso della fratellanza, il senso dell'amore universale. Siamo la città di San Valentino, in questi giorni stiamo lavorando per dare una nuova immagine, un'immagine veramente più vera del santo attraverso il progetto della mostra di Gasparo. Noi vogliamo sostanzialmente questo, che questa città di San Valentino sia fatta anche di tanti tasselli che poi vanno a costituire un grande mosaico. E tra questi tasselli appunto c'è questa piazza, questo angolo di piazza, Piazza Giudea, che ricorda un mondo lontano, un mondo che aveva un significato, un senso. Era un affresco stupendo di città che noi vogliamo ricostruire, ma una città veramente fatta come voleva il nostro santo protettore San Valentino, fatta sull'amore, sulla tolleranza e sul rispetto reciproco, che sono fondamentali.